Un altro viaggio in Giappone si è concluso e tra video, negozi, vending machine e giri in macchina il portafoglio si è svuotato parecchio. E come da tradizione, potevo non concludere la serie del Giappone con il video acquisti definitivo? Quante cose ho portato a casa? Quanto ho speso in totale? Io vi chiedo di commentare con l'acquisto che vi è piaciuto di più e vi ricordo che a Capodanno del 2026 in Giappone ci andiamo tutti insieme, quindi preparatevi! Ci siamo, qui come vedete ho allestito il tavolo dove andremo a posizionare le nostre cose e per comodità, visto che gli acquisti sono tanti, ho pensato di dividere in varie categorie. Come ultima categoria ci teniamo le carte, che sono quelle che vi voglio far vedere anche bene nel dettaglio, quindi mi raccomando, se volete vederle, guardate il video fino alla fine. Partiamo con i box. Ovviamente ho fatto un pochettino di scorte sia per la mia collezione personale, ma soprattutto da aprire il live. Effettivamente alcuni box già ce li siamo aperti. 151, Lost Abyss e Paradigm Trigger li abbiamo recuperati nel video di Nakano Broadway e sono molto contenta perché secondo me sono delle belle chicche che mi sono portata a casa. Paradise Dragona, che era l'ultimo set uscito mentre ero in Giappone io, abbiamo completato anche il master set nel video di Yokohama, Stellar Miracle. Ancora box, abbiamo Mask of Change, Snow Hazard, Violet Hexe, Ruler of the Black Flame e Raging Surf. Forse non mi ricordavo di averne presi così tanti. Poi ho altri box che sempre abbiamo già aperto in live: Triple Beat, bellissimo set, Crimson Ace, Ancient Roar e anche un altro Lost Abyss. Ultimi box Pokémon, Shiny Treasure X, sapete quanto io ci tenga, che nel precedente viaggio in Giappone avevamo completato il Master Set, sicuramente li apriremo in live. Prima di passare agli altri box, questo è il momento giusto per lasciare il mi piace se ancora non l'avete messo e iscrivetevi al canale. One Piece, ecco qua ci siamo riusciti a recuperare quelli che a mio avviso sono i migliori set, ovvero OP09, questo non ha bisogno di presentazioni, OP05 e anche PRB, altro set che abbiamo completato il Master Set in uno dei video in Giappone. Di questi ce ne siamo procurati in realtà anche qualcuno in più, che però abbiamo già aperto in live la settimana che siamo tornati dal Giappone. Per quanto riguarda Bleach, di questo ne parliamo in seguito quando vi mostro le carte. Comunque, tutti i box che vi ho fatto vedere, sia Pokémon che One Piece e tantissime altre cose, li trovate anche su Japan Collectibles, il mio negozio di fiducia, e con il codice Alessia risparmiate il 5% oppure riceverete un omaggio, oltre al portacarta con la mia carta firmata. Ora è il momento di passare ai peluche. Non so se rendi l'idea, ma forse ho un pochettino esagerato. Per prima cosa guardiamo i Pikachu peluche esclusivi dei Pokémon Center e sapete quanto io ne sia follemente innamorata. Il primo che vi faccio vedere è questo Pika che può essere utilizzato anche come portacarta ed era celebrativo del 25esimo anniversario uscito nel 2022. Poi abbiamo il Pikachu del Pokémon Center di Tokyo Bay che ho avuto la fortuna di trovare direttamente in negozio. Il Pokémon Center in realtà ha riaperto da poco dopo una restaurazione e quindi c'erano tutte le cose esclusive, per fortuna. Sempre del Pokémon Center Tokyo Bay c'era anche il peluche di Ampharos, che è la mascotte che rappresenta il Pokémon Center con Pikachu e Marill. Pikachu pilota dell'aeroporto di Narita, in realtà alle mie spalle dovreste vedere, eccolo qua, anche quello di Haneda. Proprio il primo giorno nel mio book off preferito a Ikebukuro ho avuto la fortuna di trovare questi due Pika che ve li avevo già fatti vedere. Sono dell'evento con tutti i boss dei team cattivi: Pika Team Magma e Pika Team Galassia. Uno dei miei preferiti, il Pika del Pokémon Center del Monte Fuji, se non avete visto il video orizzontale andatelo a recuperare perché è bellissimo. Questo Pika portachiavi è il più vecchio che sono mai riuscito a trovare, risale al 2015 ed è della Pokémon Expo Gym che è nata a Osaka, al momento attuale non esiste più, ed era nata come una sorta di parco divertimento totalmente dedicato a Pokémon con diverse attività tra videogiochi, shop, ristoranti. Ultimo che ho trovato, Pika di Shibuya, questo è super particolare in stile urban graffiti. Pensavate che i peluche fossero finiti? No, adesso ci sono altri Pokémon. Questi sono tre peluche esclusivi di Halloween. Graveard è di Halloween dello scorso anno, come anche Calyrex, e lo trovate addirittura al 50%. Fuecoco Zuka invece è di quest'anno. Ci doveva essere anche il Pika di Halloween, ma è andato ovviamente sold out ovunque fin dal primo giorno. Il peluche del Temacia, ovviamente non potevo non portarmelo a casa. Un piccolo Gengar. Questi tre che però in realtà sono per un regalo. E vi giuro, l'ultimo, il Charizard che abbiamo vinto negli UFO Cash
Thatcher, ho fatto anche lo shorts in cui l'abbiamo vinto. Ora è il momento di passare a vedere le figure. Ricordatevi di farmi sapere nei commenti la vostra cosa preferita e partiamo con la linea Ichiban Kuji di One Piece. Questo è il premio Last One di Luffy insieme a Stella, Vegapunk, adesso ve la faccio vedere. È veramente uno spettacolo e poi devo dire che i dettagli è veramente di ottima, ottima qualità. Figure di Gin, anche questa, Ichiban Kuji, linea Master Lies, ed è una figure che voleva tantissimo Matte. Così è come si presenta ed è anche abbastanza pesante, bella massiccia e i dettagli sono stupendi. Io non vi sto a dire i prezzi di ogni singola figure, ma se volete sapere qualcosa, ditemi nei commenti. Anche lui bellissimo e particolare da avere in veste saga di Egghead. Bonnie dell'Ichiban Kuji, di questa linea in realtà ci manca solamente Lucci, ma era molto grande e non l'abbiamo preso. Eccola qua Bonnie, beh questa è bellissima, guardate anche qua gli stivali come sono lucidi. Rukia, questa è la mia figure preferita, l'ho vista proprio l'ultimo giorno prima di partire, l'ho sempre voluta. Anche lei è della linea Master Lies Ichiban Kuji, come la linea di Gin. Altri Ichiban Kuji, questa è quella di Dragon Ball e l'abbiamo vinta, se avete visto lo shorts. Prima o poi compreremo anche la Last One di questa serie, peccato non l'abbiamo trovata, ma è bellissima. C'è Gohan con Drago Shenron. Questa figure è per un amico che mi ha chiesto però di mostrarla, quindi ve la faccio vedere. Solo un attimo al volo, Orihime, Relax Time. Luffy Gear Fort, anche questa raga, devastante. Poi ho altre due figure che ho preso come regali, una di Luffy e una di Chainsaw Man, che non vi faccio vedere. Ora passiamo ai fumetti, qui c'è poca roba, però secondo me abbastanza interessanti. Partiamo con due Shonen Jump che abbiamo recuperato a Nakano Broadway. Questa con in copertina Gin risale al 2007 e l'abbiamo recuperata proprio per la copertina. Infatti Matte vuole andare a ricreare una specie di vetrinetta con questo fumetto, la figura di Gin e anche la sua carta che abbiamo anche gradata a PSA 10. Fatemi sapere se l'idea vi piace. L'altro volume l'abbiamo preso perché contiene il capitolo di One Piece dove vanno a bruciare la Going Merry. Credo che questa sia un'edizione fatta per il 20° anniversario. Fumetto di Doraemon. Anche in un mio vecchio viaggio in Giappone avevano fatto uscire un volume speciale che mi ero già recuperata. Mi piaceva l'idea e lo vado a mettere di fianco all'altro. Psycho Jump, questa è proprio un classicone che vi ho fatto vedere nel video degli autogrill e contiene la carta promozionale di Crocodile. Le Psycho Jump, Shonen Jump e tutte le riviste le trovate su Japan Collectibles, codice Alessia. Per finire, non sono fumetti ma sono due Shikishi di Soul Eater. Siamo andati a vedere la mostra di Soul Eater, bellissima, che hanno allestito a Ikebukuro. In questa mostra tutte le pareti erano riempite di tavole originali di Atsushi Okubo e nella loro grandezza proprio di realizzazione, quindi fate conto che erano veramente enormi e si potevano vedere tutti i dettagli dei disegni ed era una cosa stupenda. Ed erano messi in ordine le varie scene in modo da poter ricreare gli avvenimenti più importanti della storia. E ora un pochettino di gadget vari. Partiamo da questo cappello che adoro tantissimo, un gadget ufficiale del Pokémon Center di Tokyo Bay. Anche questo l'ho comprato quando siamo andati a visitarlo e raga, c'è. Non è bellissimo? Continuiamo con le cose del Pokémon Center, queste ve l'ho fatto vedere all'infinito nei miei video e sono le Bath Bomb, bellissime, le bombe da bagno, tu le metti nell'acqua e quando si sciolgono ti sparano a galla un Pokémon. Sempre dal Pokémon Center questa fascia per i capelli, l'ho presa diciamo per skincare. Un top acquisto, Zelda, bellissimo questo, Matte l'ha già finito praticamente, è incredibile, ovviamente giapponese ma si può scegliere la lingua. Si può scegliere anche la lingua italiana, visto che molti me l'avete chiesto, così vi rispondo. Questo gadget me l'hanno regalato la nonnina a Nakano Broadway, io adoro, è una collana con inserito un pennarello, insomma. Vabbè, potrebbe anche essere utile. Poi sono piena, letteralmente, di gadget dell'Ichiban Kuji, visto che l'abbiamo fatta più volte. Poi ho queste cartoline di One Piece che abbiamo preso all'evento POP, che era allestito ad Akihabara. E ora, giusto qualche souvenir finale. Siamo stati a Takasaki a visitare il tempio dei Daruma e ovviamente ho recuperato un Daruma, in realtà più di uno, anche per fare qualche regalino. I Daruma sono delle bamboline di cartapesta che stanno sempre su da sole perché simboleggiano il rialzarsi sempre. Bisogna dipingere il loro occhio sinistro esprimendo un desiderio e una volta che il desiderio si avvera bisogna colorare anche l'altro e portarlo a bruciare. Ho anche preso gli incensi sempre dai Daruma, una foto fatta alla Tokyo Tower e anche questa del Maid Cafe, super carina. Ora però siamo arrivati al momento che tutti voi pensate
penso stavate aspettando, ovvero le carte. Quante carte ho preso? Adesso le vediamo. Abbiamo due album e anche un portadeck con un po' di carte sfuse. Partiamo da questo album che avete visto sicuramente nei miei video in Giappone, anche perché è quello che ho utilizzato per completare i Masterset. Prima pagina troviamo qualche carta singola. Questo Gohan Secret è spaziale ed è anche quello della figura della Last One. Il Tematcha, sia Art Rare che SAR non potevano mancare. Golisto Pod SAR, stupendo, questo piace molto a Matte. Abbiamo recuperato un po' di SAR in questo viaggio. Qui vi faccio vedere brevemente, tanto ormai lo sapete, c'è il set completo di Paradise Dragona, che è l'ultimo set che era uscito, e anche il set completo di PRB, sì, con anche Nami Manga. Poi passiamo a questo portadeck dove ci sono alcune carte singole. Qualche cartina old che sono sempre carine da recuperare, carte promozionali di One Piece, questo trio che era da un po' che volevo prendere, e un po' di carte Art Rare che sono bellissime. Ho preso quelle che mi piacevano di più, anche il trio con gli starter, bellissimo, Infernape, anche l'albero di mele, Persian anche questo, Steelix, Bulbasaur, insomma un pochettino di Art Rare che ci piacciono. Ora vi faccio vedere invece le alternative, non sono quelle del video di Ikebukuro dove avevo speso 3.000 euro perché già quelle ve le avevo mostrate, quindi queste sono carte che ho comprato dopo. Abbiamo un po' di alternative di V-Star Universe, queste sono pazzesche e sono contente di averle recuperate. Questa l'abbiamo sbustata noi, la SAR di Ogerpon. Poi abbiamo preso Palkia SAR, bellissimo, mi piace veramente tanto l'artwork, super incasinato. Il Greninja SAR lo volevamo prendere e ce lo siamo presi, questo lo mandiamo anche a gradare. Terapagos Alternative Art, Giratina Gold. Ora qualche parallel di One Piece, qualche waifu Nami, bellissima, da OP09, Robin, sempre da OP09 versione demone, e poi questa mi piace veramente tanto, la Mosaico di Boa, e sempre di Mosaico abbiamo Rosinante, queste devo dire sono stupende. Ultimo album, e questo ve lo introduco così, con un pacchetto di Bleach volume 2, e infatti qua dentro abbiamo proprio Bleach. Sono riuscita a completare tutto il set aprendo due box, li ho pagati 45 euro l'uno, se ricordo bene. Bleach dovete sapere che è tra i miei manga preferiti in assoluto. Ho trovato subito la parallel di Shinji, soprattutto nel secondo box la parallel di Zaraki, e io sono molto contenta. Ah, qua c'è anche una pagina di un box di Triple Beat che ci siamo aperti, totalmente random, e la fuoriserie era proprio lei, Dendra. Con le carte abbiamo finito. Bene, ora è arrivato il momento di rispondere alla fatidica domanda. Quanto ho speso in totale per tutti i miei acquisti? Ovviamente non riesco a fare un calcolo super preciso, quindi ho cercato di fare una media totale con i vari prezzi. Considerando gli album di carte, tutte le altre carte singole del video di Ikebukuro, tutti i box, i peluche, le figure, i gadget, insomma tutto quello che avete visto in video, il totale degli acquisti è di 6.500 euro. Vi aspettavate di più? Vi aspettavate di meno? Fatemelo sapere. E beh, devo dire che stavolta abbiamo speso meno rispetto al viaggio precedente. Effettivamente è trascorso relativamente poco tempo dall'altro viaggio, quindi non è che potessimo sbizzarrirci più di tanto. Però comunque sono molto soddisfatta e felice degli acquisti che abbiamo fatto. La cosa difficile, sapete cosa? Sarà posizionare le cose qua dietro, perché già è tutto occupato e dovrò fare un po' di spazio. Ultima cosa, in realtà la serie di video del Giappone non è ancora terminata, rimane un video ancora che devo mettere e questo sarà riservato agli abbonati, come diciamo ciliegina sulla torta per concludere. E questo sarà il video che ho realizzato nella città termale di Kusatsu. Ho fatto un vero e proprio tour alla Termae Romae Novae che non vedo l'ora di farvi vedere. Bene, ora siamo ufficialmente arrivati alla fine di questo video, spero veramente che vi sia piaciuto, vi ricordo di seguirmi su tutti i social, di entrare nel gruppo Telegram, trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Spero che vi siate divertiti in generale con tutta la serie, che vi abbia fatto piacere seguire questo mio viaggio in Giappone, spero di poterci tornare il prima possibile. Vi saluto, ma ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!